Grazie, grazie mille a tutto lo staff di AIAS, benvenuti ancora una volta a tutti i partecipanti a nome di AIAS e a nome di AIAS Marche. Io sono Simone Schiaroli, sono il coordinatore regionale di AIAS e vi introduco brevemente, diciamo, a questo webinar. Allora, vado un momentino a condividere il mio schermo. Credo che ora stiate vedendo la presentazione giusta. Quindi questo webinar nasce un po' anche dalle proposte del nostro coordinamento regionale. Due parole solamente da spendere ancora su AIAS per chi ancora non la conoscesse. AIAS è la realtà, l'associazione tecnico-scientifica che si occupa di elementi relativamente alla sicurezza, la salute, la tutela ambientale e la sostenibilità in generale, più importante che c'è in Italia, un network che nasce dal 1975. Io praticamente ho avuto modo di approcciarmi con AIAS all'inizio proprio della mia carriera lavorativa, quando mi ricordo che il mio allora capo, proprio il primo giorno di lavoro, mi disse: se vuoi lavorare in questo ambito qui, ho detto, come fai a non essere iscritto a AIAS? E da allora sono felicemente iscritto a questo network. E grazie alla qualità, alla professionalità dei soci, si riesce ad organizzare eventi come questo. Abbiamo un calendario assolutamente ben nutrito che potete trovare sul sito. Nei prossimi incontri parleremo di whistleblowing, degli accordi Stato-Regioni che tanto fanno stare in ansia i formatori e le aziende, di ADR, quindi temi sempre di estrema attualità. Di estrema attualità è anche il tema di oggi, che è relativo alle competenze trasversali in ambito di sicurezza e salute del lavoro. Ringrazio per questa proposta Giulia Illuminati, la dottoressa Giulia Illuminati, a cui poi dopo darò la parola, perché nasce un po' da una sua idea. E ovviamente la sua idea ha subito trovato una porta che era aperta, che era sfondata, perché io, essendomi occupato da sempre di salute e sicurezza, fin dai primi anni ho subito capito, subito individuato che il fattore non tecnico, che il fattore umano, che le competenze non tecniche potevano essere proprio l'elemento centrale nelle organizzazioni che volevano avere performance di un certo tipo in ambito di health and safety. Quindi lei farà il primo intervento e poi dopo succederanno la dottoressa Rita Raffaella Fabrizio, psicologa, formatrice e coach, e la dottoressa Arianna Ceroni, che sono collegati insieme, quindi dopo vedranno come passarsi la parola tra di loro. Siamo qui per parlare proprio di questi elementi, perché sembrerà banale a chi conosce queste tematiche, ma la maggior parte degli infortuni sul lavoro, e se siamo qui a parlare di salute e sicurezza, lo siamo proprio per prevenire gli infortuni, avvengono per via del fattore umano. Io mi diverto molto quando sono in giro a fare formazione, consulenza, auditing nelle aziende magari più strutturate, dove c'è anche una procedura di incident reporting system, perché dopo tutte queste grandi analisi si va a capire che l'incidente è successo per causa del fattore umano. Ma guarda un po', che l'uomo è fallibile, come se l'avessimo capito adesso. Quindi l'uomo è fallibile, ma l'uomo è anche quello che può fare la differenza in una situazione di criticità, in una situazione di emergenza. Quando si verifica un incidente, quando si verifica un infortunio, la miopia che abbiamo da un punto di vista analitico ci fa sempre correlare questo all'ultimo evento della catena. Alla fine della fiera c'è sempre qualcuno che ha sbagliato, ma quell'errore è stato predisposto da un insieme di fattori latenti. Qui c'è un
modello che io ho molto a cuore, che è lo Swiss Cheese Model, il modello a fette di formaggio di James Reason, che spiega come l'accadimento di un infortunio è sempre qualcosa di multifattoriale e come il fattore umano, che poi è anche quello che determina il fattore organizzativo, è comunque sia quello preponderante che dobbiamo essere in grado di gestire. Oggi si parla anche, io ne parlerò la settimana prossima, di organizzazioni generative. Le organizzazioni generative sono quelle organizzazioni dove la sicurezza è intesa veramente come un valore e dove tutti gli elementi del sistema di gestione che deve essere organizzato si fondano però sul fattore umano, che è veramente quell'elemento che fa la differenza in termini di performance. Quindi quelle competenze non tecniche che andremo a vedere, che sono il decision making, che sono la leadership, che sono la capacità di cogliere i rischi, e tutti questi elementi rappresentano per le aziende che vogliono ottenere performance di eccellenza, sicuramente un fattore su cui puntare. Detto questo, io adesso vado a lasciare la parola alla prima relatrice, che è la dottoressa Illuminati, e vorrei anche ricordare a tutti quanti i partecipanti che se hanno dei dubbi o delle domande, io stesso magari le raccoglierò durante il nostro dibattito, poi alla fine andrò ad fare domande ai giusti interlocutori, quindi alla fine, se c'è tempo, andremo a rispondere a tutti gli eventuali quesiti. Un'ultima comunicazione di servizio, come sempre, non abbiate timore, non abbiate fretta, perché riceverete l'attestato di partecipazione nel giro di qualche giorno, così come le slide che nel giro di qualche giorno troverete sul nostro sito. Detto questo, io mi taccio, interrompo la mia condivisione e lascio la parola a Giulia, che ringrazio ancora una volta perché se siamo qui oggi lo dobbiamo soprattutto, a lei. Prego, Giulia. Grazie Simone, buonasera a tutti. Come anticipato da Simone, la parte che riguarda le competenze trasversali sono un argomento che paradossalmente mi sta molto al cuore, in quanto è interessante notare come solo in tempi recenti si stia in qualche modo prestando sempre più attenzione a tutto l'aspetto psicopatologico legato sostanzialmente all'adattamento dell'uomo al lavoro. Ad oggi parliamo di una situazione lavorativa, di un lavoro che in qualche modo, del lavoro che in qualche modo rappresenta un punto importante della vita di ognuno di noi e che chiaramente, visto comunque i tempi che corrono, ad oggi forse l'ambiente lavorativo è sempre più un ambiente precario, sempre più flessibile, un ambiente di lavoro, comunque una situazione lavorativa che più che altro spesso presuppone delle retribuzioni basse e soprattutto un'attività lavorativa che più delle volte porta il lavoratore a vivere, diciamo, un senso di insicurezza e di un'incertezza sul futuro. Questo che cosa porta sostanzialmente? Porta il lavoratore, il dipendente a manifestare sempre più delle condizioni di disagio, delle condizioni di ansia, delle condizioni di depressione e di frustrazione che vediamo fra poco come sono elementi da tenere in considerazione, quindi il fattore umano è un elemento da tenere in considerazione, oltre agli aspetti appunto dell'ambiente e oltre all'aspetto che riguarda appunto le macchine. Quindi tutta questa serie di emozioni negative è chiaro che si vanno a riflettere su chi? Si vanno a riflettere sulla salute psicofisica del lavoratore, di chi è vicino al lavoratore. Quindi questo cambiamento e questa introduzione in qualche modo della variabile uomo ci impone per forza di cose ad andare in qualche modo a cambiare, a in qualche modo attuare dei cambiamenti sostanziali sia nella parte che riguarda i modelli gestionali, sia per quanto riguarda l'organizzazione delle imprese. Spesso, fino a qualche tempo fa, ma ancora ad oggi tuttora, i lavoratori vengono considerati solamente come risorse umane e spesso ci dimentichiamo invece che prima di tutto sono delle persone.
Nella sicurezza sul lavoro, nella gran parte dei corsi di formazione che appunto vengono svolti, come anticipato poco fa, spesso il fattore umano viene completamente escluso. Questo perché? Perché pensiamo molto spesso che la tutela del lavoratore passi solamente attraverso la redazione della documentazione, attraverso i documenti di valutazione dei rischi, attraverso le schede di sicurezza, che sono sicuramente degli aspetti molto importanti, che però, ripeto, vanno ad escludere il lavoratore stesso, o meglio, vanno ad escludere il fattore umano. Questo si collega appunto al fatto che il fattore umano, la variabile uomo, è importante perché? Perché dietro un incidente o un infortunio c'è sempre quindi un individuo che pensa, che prende delle decisioni e che si comporta in una certa maniera. Quindi questo poco fa dicevo un cambiamento, quindi l'imposizione di un cambiamento nuovo a livello di modalità gestionali e organizzative. Questo sì, in qualche modo si collega al concetto che pensiamo che cercando di eliminare il rischio di stare o fornire a lavoratori dispositivi di protezione individuale, cerchiamo di pensare che dando delle procedure di comportamento alle aziende per la gestione del rischio, controllando la documentazione, questi siano tutti aspetti che in qualche modo concorrono alla riduzione degli incidenti e degli infortuni. In realtà sicuramente concorrono a questa riduzione. È chiaro che questo vanno ad escludere totalmente la variabile uomo, perché, ripeto, ci si concentra molto spesso più sull'ambiente e più sul macchinario. E questo sicuramente che cosa comporta? Questo comporta, o in qualche modo potrebbe appunto comportare, la commissione di un errore. Quindi un errore potrebbe più che altro essere rivolto al fatto che molto spesso appunto ci si sofferma solamente sull'informazione, ci si sofferma sulla formazione dei lavoratori, ci si sofferma alla consegna dei dispositivi di protezione individuale e appunto all'utilizzo degli stessi dispositivi di protezione individuale. Quindi ci si sofferma appunto sull'informazione, sulla formazione, sull'addestramento e ci si concentra appunto poco sul concetto di soggettività. Quindi, per quanto siano importanti l'informazione, la formazione e l'addestramento, perché? Perché comunque vanno a soddisfare la normativa cogente, ripeto, va ad escludere però in molti casi il concetto di soggettività dell'individuo. E molte statistiche ci confermano come aziende che magari hanno ottemperato alla normativa cogente, ma comunque quelle stesse aziende hanno in qualche modo avuto nel corso degli anni degli incidenti e probabilmente se vengono rispettate le regole, ma ci sono appunto degli infortuni o degli incidenti, probabilmente potrebbero essere appunto derivanti dai comportamenti dei lavoratori. Quale potrebbe essere un giusto livello di sicurezza, oppure l'elemento da tenere sempre più in considerazione? Sicuramente, al fine di raggiungere un giusto livello di sicurezza, probabilmente occorre spostare il punto di vista verso un piano antropocentrico. Quindi questo piano antropocentrico presuppone appunto il lavoratore che non deve essere solamente al centro del sistema della sicurezza in azienda, ma più che altro dovrebbe essere un attore protagonista delle attività e delle interazioni che il lavoratore ha sicuramente con le macchine e con l'ambiente, ma che allo stesso tempo l'interazione che il lavoratore ha con il contesto e con il gruppo sociale. Questo cambiamento, o magari questo nuovo metodo formativo quindi dovrebbe in qualche modo denotare un cambiamento, un passaggio fondamentale. Questo passaggio fondamentale è più che altro rivolto appunto dalle competenze tecniche alle competenze trasversali, quindi dal concetto di saper fare verso il concetto di saper essere. Questo cambiamento presuppone che si vada a fornire al lavoratore un insieme di strumenti definiti, quindi gli strumenti cognitivi, ecco perché la parte delle competenze trasversali
che poi vedrete successivamente, in particolare una delle competenze trasversali sicuramente fondamentale che sembra che concorre appunto allo sviluppo dell'incidente e dell'infortunio è la consapevolezza situazionale, quindi l'andare a fornire degli strumenti cognitivi attraverso i quali il lavoratore possa in qualche modo andare a interagire con un sistema e soprattutto andare ad interpretare adeguatamente il momento lavorativo. Quando chiaramente si parla di comportamento, di questo cambio di comportamento, questo presuppone, che non si può non parlare di competenze. E quando parliamo di competenze, le competenze possono in qualche modo essere riassunte, in tre azioni fondamentali. Quindi il concetto di conoscenze, quando parliamo di conoscenze parliamo appunto delle, competenze tecniche, quindi il sapere, le abilità, quindi parliamo del concetto di saper fare e poi parliamo del concetto appunto di atteggiamento, il saper essere, quello che per noi dovrebbe essere uno dei concetti importanti, allo stesso modo in cui è importante il concetto di conoscenza e il concetto di abilità. A tal proposito, riporto una frase di Goleman. Goleman è uno psicologo, uno giornalista, un autore statunitense che è noto soprattutto per i contributi, per i suoi contributi nell'ambito dell'intelligenza emotiva, quindi una delle competenze trasversali molto importanti. E lui riporta queste parole. Le skill tecniche si possono imparare a scuola, le possono avere tutte, ma più sali in alto nella gerarchia organizzativa, più sarà importante l'intelligenza emotiva. Sono dati che non ho rilevato io, ma le stesse aziende. Un C-level non usa più le skill tecniche. Quello che fa per gran parte del tempo è gestire le persone oltre che se stesso. Quindi questa frase pone l'attenzione. Quindi ci fa riflettere, pone l'attenzione e soprattutto pone un concetto fondamentale, l'importanza crescente che ha le competenze trasversali, in questo caso l'intelligenza emotiva, rispetto appunto alle sole competenze te tecniche, soprattutto quando parliamo di livelli più elevati per quanto riguarda la gerarchia organizzativa. Abbiamo detto poco fa, con l'introduzione dell'intelligenza emotiva, la parte più che altro che riguarda le competenze trasversali. Chiaramente, prima delle competenze trasversali, abbiamo le competenze tecniche, quindi qui c'è il paradosso tra le competenze tecniche e le competenze trasversali. Quando parliamo di competenze tecniche, parliamo di tutte quelle, competenze che si riferiscono più che altro a quelle conoscenze e a quelle abilità specifiche, che possiamo trovare appunto in un determinato settore oppure in una professione, quindi tutte quelle conoscenze che trascriviamo ad esempio all'interno dei curriculum, quindi possiamo parlare di abilità di progettazione, di competenze linguistiche, di conoscenze varie. Invece, il discorso diverso è quando parliamo appunto di competenze trasversali, quindi quando parliamo di competenze che devono in qualche modo essere in possesso sia chi appunto si trova all'alto della dirigenza, sia allo stesso modo per quanto riguarda appunto i lavoratori. Quando parliamo di competenze trasversali o comunque di soft skills, parliamo di quelle abilità sociali e comportamentali che in qualche modo ci guidano sia sotto l'aspetto professionale che sotto l'aspetto relazionale. Al di là dell'intelligenza emotiva, uno degli aspetti, anzi una delle competenze fondamentali quando parliamo di competenze trasversali, riportabile poi all'interno, della sicurezza sul lavoro, come anticipato, è la consapevolezza situazionale. Sembra appunto che quindi la mancanza o l'inadeguatezza della competenza, della consapevolezza situazionale sia stata identificata come uno dei fattori principali negli incidenti attribuibili appunto all'errore umano. Tale competenza poi verrà fra poco approfondita appunto dalla dottoressa De Fabrizio. Concludo con una frase che in qualche modo mi fa sempre molto riflettere, secondo cui un incidente è solo la punta dell'iceberg, un segno di un problema molto più grande sotto la superficie.
Quindi concludiamo con questa frase e possiamo, diciamo, in qualche modo commentare questa frase sostenendo come la metafora dell'iceberg per comunicare un incidente o un problema apparentemente isolato, che cosa va a rappresentare? La punta dell'iceberg va a rappresentare la manifestazione, quindi l'elemento visibile di una questione però che è più approfondita e più complessa, quindi di una situazione che paradossalmente viene sottovalutata. Lascio la parola alla dottoressa De Fabrizio, Raffaella Fabrizio, che andrà ad approfondire appunto la consapevolezza situazionale. Ok, mi sentite? Benissimo, Sì. La sentiamo, dottoressa. perfetto. Allora, io mi riaggancio un po' a quello che avete detto entrambi, no? Perché il punto principale che è stato detto all'inizio è che se parliamo di persone che lavorano, non possiamo non considerare l'aspetto psicologico. E quello che ha detto la dottoressa Illuminati, che bisogna creare una sensibilità alla sicurezza. Questo è molto importante perché il lavoratore deve diventare consapevole che la sua sicurezza dipende anche da lui, non è che gli piove dal cielo, insomma, ma che lui deve essere un soggetto attivo per la sua sicurezza. Ovviamente la sicurezza è utile anche, cioè, all'azienda. Io pensavo, al di là delle solite cose, le sanzioni, la perdita di produttività perché il lavoratore non c'è, c'è anche un aspetto reputazionale che io non trascurerei per quanto riguarda l'azienda, no? Occuparsi della sicurezza delle proprie risorse umane mi sembra qualcosa che ha una grande importanza reputazionale. Ma comunque, le aziende le lasciamo perdere e torniamo al lavoratore. Quindi, soggetto attivo per la sua sicurezza. Allora, intanto parto proprio dalle basi neurologiche a cui ci dobbiamo riferire perché accadono determinate cose. Intanto, un soggetto attivo, riessere soggetto attivo, richiede senso di responsabilità. E su questo non mi dilungo perché sono abbastanza certa che condiviso come concetto, cioè pensiamo a una persona irresponsabile, no? Per contrasto. Una persona irresponsabile è una persona che ti procura guai, chiaramente, no? Quindi responsabilità, avere senso di responsabilità è il punto fondamentale. Ma da cosa viene il senso di responsabilità? Il senso di responsabilità presuppone l'autocontrollo. Elemento veramente importantissimo perché uno possa muoversi, diciamo, nel mondo, no? Allora, ormai è da tantissimo dimostrato ampiamente, veramente con una mole di lavori, che l'autocontrollo dipende dalla nostra corteccia prefrontale. Dove sono i centri che attengono alle nostre funzioni cognitive, alla razionalità, alle nostre relazioni anche sociali. Ovviamente il cervello è tutto connesso, sto un po' semplificando, però anche ai nostri valori. Quindi, insomma, il controllo razionale risiede nei nostri lobi frontali. Questa parte frontale del nostro cervello inibisce le risposte automatiche che partono dal sistema limbico. Il sistema limbico, adesso non vorrei essere noiosa, ma è molto importante capire questo bilanciamento, no? Perché poi da lì poi vengono le competenze trasversali. Allora, il sistema limbico è la parte più antica del nostro cervello, infatti si trova sopra il midollo spinale, più internamente, diciamo come verso la gola, ecco, un po' più internamente, perché dietro c'è la corteccia visiva. Ed è la parte più istintiva che noi possediamo, cioè questa parte sovraintende alla parte istintiva
dell'essere umano, cioè quelle risposte immediate che probabilmente sono proprio quelle risposte che, se non sono adeguate all'ambiente, ci mettono in situazioni di rischio, no? Perché non vengono valutate razionalmente. Quindi gli impulsi partono dal sistema limbico, la corteccia prefrontale riesce a moderare e inibire le risposte impulsive. Pensando alle risposte impulsive, possiamo pensare un po' agli adolescenti, diciamo, rispondono molto più istintivamente a, per esempio, dei limiti che gli vengono messi, no? Perché magari me ne vado via di casa, oppure, insomma, hanno una reazione piuttosto impulsiva non mediata dalla corteccia prefrontale. Allora, i loro bollenti spiriti noi li lasciamo perché hanno 15-16 anni, ma col crescere del tempo, con l'avanzare dell'età, insomma, uno dovrebbe allenare maggiormente la corteccia prefrontale e quindi con questo bilanciamento fra i due elementi determinare un comportamento equilibrato, cioè una risposta adeguata alle circostanze ambientali. Rispondere efficacemente, quindi al contesto, significa che io riesco ad avere autoconsapevolezza. Punto principale, perché autoconsapevolezza, come era scritto sul frontale del Tempio di Delfi, no? Conosci te stesso, è la cosa veramente più importante per potersi muovere nel mondo, no? Perché altrimenti, se io non mi rendo conto di che cosa mi sta succedendo, di che cosa sto sentendo, e pensando ai lavoratori, mi immagino che molto spesso uno non abbia quella capacità di dire: oddio, sono stressato, no? Perché spesso capita che uno, preso dalla frenesia di fare, 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 perché tante scadenze, tante, perde questa capacità di autoconsapevolezza, cioè di rendersi conto di come sta, e di consapevolezza, quindi sono, come dicevo, il bilanciamento tra l'impulso e la consapevolezza cognitiva ci fa dare una risposta adeguata all'ambiente. Quindi io so, come sto, cosa provo, e mi trovo in un ambiente. Devo avere una consapevolezza situazionale, no? Cioè una capacità di leggere il contesto, la variabilità del contesto in cui mi trovo e agire di conseguenza. Io, la prima volta che mi sono imbattuta nel concetto di consapevolezza situazionale, ho pensato, mi è venuto in mente, la capacità che avevano dei nativi dell'Indonesia di muoversi tra le varie isole, senza nessuno ausilio tecnico, neanche di quelli più primitivi, così da soli. È un'impresa molto difficile. Io penso che i nostri navigatori solitari, non ce l'hanno, questi che fanno da una parte all'altra del mondo, non sarebbero in grado, perché lì è molto complessa la navigazione, le isole sono molto lontane. Ma come facevano questi nativi che avevano consolidato l'esperienza nel tempo e se la trasmettevano? Leggevano l'increspatura delle onde, la salinità del mare, cioè tutti quei segnali che normalmente non si colgono, ma che riuscivano a dargli chiaramente una visione di quello che avevano intorno, che hanno, se lo fanno adesso, per poter arrivare al proprio obiettivo. Quindi la consapevolezza situazionale è l'altro elemento che ci permette di dare una risposta adeguata all'ambiente. Io devo sapere come sto, come sono, cosa provo, che mi sta succedendo e che cosa accade al mio intorno. Così riesco a essere efficace. Quindi ci dobbiamo chiedere, ok, va benissimo, no? Questo è ovvio. Ma che succede? Perché poi c'è l'incidente? Cioè, che cos'è che rende, per esempio, la
l'impulso limbico più sovrastante ai lobi frontali, no? Che cos'è che ci porta poi a sbagliare? Per esempio, la fretta e lo stress sono proprio i principali nemici di un comportamento equilibrato, come dicevo prima, e sicuro. Ma non solo questo, la depressione, come diceva prima la dottoressa Illuminati, il sovraccarico cognitivo, l'automatismo, altra cosa di cui ci dobbiamo rendere conto, perché dell'automatismo noi siamo molto più vittime di quello che immaginiamo, perché anche andare ogni 5 minuti a vedere sul cellulare se abbiamo una notifica, anche se non stiamo aspettando i risultati di un attacco, voglio dire, ecco, mi sembra che sia anche quello un automatismo. Ok, vabbè, quello più di tanto non ci dà fastidio, ma in una situazione di sicurezza indulgere all'automatismo certamente ci espone al rischio, perché anche lì perdiamo autoconsapevolezza e consapevolezza situazionale. Faccio così perché si fa. Quindi la nostra concentrazione si distoglie da quello che stiamo facendo. Quindi quando abbiamo fretta, quando siamo stressati, quando siamo pressati dal tempo, noi acceleriamo. Questo è un retaggio evolutivo, no? Perché quando siamo in una situazione precaria, e soprattutto quando siamo sotto stress, noi produciamo adrenalina e l'adrenalina ci fa o fuggire o attaccare, ok? Però l'altra cosa che ci fa fare adrenalina, questo è molto importante, è che mentre un tempo, se noi individuavamo che ne so, una tigre, diciamo, dietro il cespuglio, ovviamente eravamo concentrati sulla tigre e decidevamo che fare. Beh, forse è meglio a scappare che attaccare, però insomma, diciamo, in altre situazioni forse avremmo anche scelto di attaccare. Questa volta invece l'obiettivo diventa magari una scadenza. Che mi pressa, insomma, che mi dà stress, e che spesso ci porta a sviluppare la cosiddetta visione a tunnel, cioè io guardo solo la mia scadenza e mi perdo la consapevolezza situazionale, il che vuol dire che io sono a rischio, e mi espongo ad un rischio, considero solo l'obiettivo e non tutto quello che mi sta intorno, la variabilità di tutto quello che mi circonda. Allora, la fretta, lo stress, il sovraccarico cognitivo ci portano ad agire e fare co due cose insieme. Eppure qua, purtroppo, il multitasking non esiste. Noi o facciamo una cosa o ne facciamo un'altra, cioè una bella illusione che uno si vuole illudere, vabbè, che è multitasking, però sicuramente questo è stato dimostratissimo con molti studi neurologici che o scarichi su qualcosa, su magari un stimolo visivo, no? Se stai guidando, oppure fai un'altra cosa e scarichi da un'altra parte. Il multitasking quindi non esiste. Allora, non siamo in grado di fare più cose contemporaneamente, passiamo velocemente da una cosa all'altra, a scapito della concentrazione. Quindi, come dicevo prima, la fretta e lo stress, che adesso sono, diciamo, quelli più banali da considerare come fonte di possibile rischio, ci fanno perdere la consapevolezza situazionale e la consapevolezza e l'autoconsapevolezza. Che mi succede? Che succede intorno a me? Allora, io quando penso all'autoconsapevolezza e alla consapevolezza situazionale, mi viene sempre in mente quella meravigliosa struttura che noi abbiamo, che è la retina, cioè che ci permette di vedere. Cioè io adesso, se voi state guardando lo schermo, siete concentrati sullo schermo, ma se a fianco a voi si muove qualcosa, voi comunque la percepite, anche se la focalizzazione sullo schermo, se accade qualcosa di lato, voi riuscite a vederla. Ed è proprio questo il modello che sarebbe ideale da realizzare. Sono concentrato sull'obiettivo, ma non perdo minimamente di vista quello che
che c'è intorno, no? Il contesto in cui mi trovo. Un altro, ecco, elemento che volevo aggiungere quando ci troviamo, e qui ha molto a che fare su come siamo fatti e quindi poi sulle competenze trasversali, vedrete, un altro elemento che ci espone al rischio, che ci fa un po' depotenziare il controllo razionale, e che quando abbiamo stress e fretta, riusciamo, cioè diventiamo eccessivamente fiduciosi su noi stessi. Cioè, quindi l'autoconsapevolezza, perché siamo troppo fiduciosi, sì, vabbè, questa cosa tanto la so fare, perdo la concentrazione. Oppure altre cause che ci portano, no, a non considerare la serietà del controllo riguardo alla sicurezza, può essere anche il fatto di sentirsi integrato, il desiderio di sentirsi integrato in un gruppo, il desiderio di essere accettato, oppure anche un certo conformismo, no? La squadra fa così, oh boh, fa così, faccio pure io, pur essendo un po' allertato, no? Sul rischio che questo potrebbe comportare, però la squadra fa così. Non ho il coraggio di chiedere aiuto se non ci riesco, insomma, molti aspetti che poi vedrete meglio con le competenze trasversali, ma che ci, diciamo, limitano, ecco, la nostra capacità di controllo su quelli che sono altri bisogni o impulsi che vengono dalla parte limbica. Quindi l'autocontrollo è indispensabile, quel punto proprio indispensabile per accedere all'autoconsapevolezza e alla consapevolezza situazionale. Ok? A proposito dell'autocontrollo, adesso vorrei farvi vedere, poi commenterò e vi dirò molte altre cose, sempre sull'autocontrollo, vi vorrei far vedere un esperimento che è stato fatto in America negli anni 70. Se Giulia adesso lo manda. Allora, questo esperimento consisteva in questo. Lo sperimentatore, un attimo Giulia, che lo spiego prima che parta. Lo sperimentatore diceva ai bambini, a questi bambini che avevano dai 4 anni in su, diceva: io, questo è un marshmallow, che è un dolcetto che piace molto ai bambini americani, gli italiani forse un po' meno, però insomma. Dunque, diceva: questo è tuo, puoi mangiarlo. Io mi allontano 2 minuti, se tu riesci a aspettare, a resistere, avrai due marshmallows. Quindi, grande dilemma per i bambini. Vediamo com'è andata. Se riparte adesso. Okay, sit in that chair. All right, here's the deal. Marshmallow, for you. You can either wait, and I'll give you another one if you wait, or you can eat it now. When I come back, I'll give you another one, so then you'll have two. But stay in here and stay in the chair till I come back, okay? Okay. All right. I'm gonna go do something and then I'll come back. It smells yummy. It smells really good.
It's up to you. You can have it now or you can wait. Okay? I'll be back. Stay in the chair, okay? Okay. So I'm gonna leave and then I'll come back, okay? So you can either eat it right now or you can wait. Either way, okay? Okay. How'd you do? Did you do good? You did? Yeah. You wanted to eat it, didn't you? Yeah. So did I tell you to give you another one? Okay, now you can have both. You need them. Ok. Perché vi ho fatto vedere questo esperimento? Proprio per i bambini, che sofferenza. Perché questo è stato uno esperimento longitudinale, cioè è stato fatto negli anni 70 e poi dopo 30 anni, nel tempo hanno controllato, però erano 650 bambini. Hanno controllato che fine avessero fatto questi bambini. E la cosa molto, molto, molto interessante è che la maggior parte, con un numero considerevole, dei bambini che avevano mostrato autocontrollo, questi nella vita erano riusciti, cioè avevano un lavoro di cui erano soddisfatti, che non vuol dire essere diventati amministratori delegati, erano soddisfatti di quello che facevano. Avevano delle buone relazioni, avevano una salute maggiore, avevano anche una vita familiare molto più tranquilla. Quindi l'autocontrollo è veramente un elemento fondamentale per la nostra crescita riguardo ai bambini e le scelte che poi vengono fatte, ma è veramente fondamentale, e qui mi collego alle competenze trasversali, perché dall'autocontrollo, da cui viene l'autoconsapevolezza e la consapevolezza situazionale, cosa scende? Cosa viene? Vengono le competenze trasversali, cioè le mie capacità di risposta all'ambiente. Okay? Cioè tutto questo poi si declina in quello che aveva accennato la dottoressa Illuminati, cioè la capacità di gestire, di leader, eccetera, eccetera, e che poi adesso vedremo meglio, ma che vengono da là, vengono dall'autocontrollo. Allora, che cosa fare? Questo è il punto, no? Concretamente adesso riguardo alla sicurezza. Quando io so che ci sono questi elementi, cioè che, chiaro, io non è che posso andare a vedere quanto una persona si autocontrolli, ma lo vedo dal suo comportamento, dal comportamento che mette in atto, e quindi, al di là del dire, così, del pensare questa persona è una persona, beh, responsabile, mi pare una persona responsabile, io posso, attraverso l'uso di test, posso misurare le competenze trasversali della persona. Quindi, per esempio, se si tratta di formare una squadra che si deve occupare di sicurezza o qualsiasi altro elemento che abbia a che fare con la sicurezza, io ho un profilo di questa persona, delle sue competenze trasversali, non solo vedo i punti di forza e quelli un po' più deboli,
Posso implementarli perché le competenze trasversali si possono allenare, si possono migliorare. Ok? Quindi, riguardo alla flessibilità, riguardo alla capacità di comunicazione, riguardo alla gestione del proprio ruolo, riguardo all'attenzione al contesto, alla vision, alla capacità di leggere la rete e tutte queste altre cose che ci sono, io posso misurare. E avere così un elemento di luce, come dire, un faro che mi dice dove devo agire, come devo agire per poter arrivare, punto da cui sono partita all'inizio, e al punto di fare in modo che il lavoratore diventi un soggetto attivo della propria sicurezza. Ok? Detto questo, io lascio la parola alla dottoressa Ceroni, che vi parlerà più dettagliatamente delle competenze trasversali. Ok? Grazie mille, dottoressa. Bene, buonasera, buonasera a tutti. Io, ecco, come anticipato dalla dottoressa Fabrizio, vi parlerò della parte, diciamo, di misurazione delle competenze trasversali, perché altrimenti, no, restano sempre concetti molto molto vaghi e molto fumosi. Invece noi abbiamo la possibilità in psicologia di misurare le competenze e ci sono oramai diversi test che si occupano della misurazione delle competenze trasversali. Noi stasera, di comune accordo, ve ne presentiamo uno che conosciamo molto bene, si chiama il LOCE, che è stato implementato con l'Università Bicocca di Milano, commissionato da una grandissima azienda italiana proprio per implementare, no, nelle risorse le competenze trasversali. Un attimo che condivido anche le mie slide. Allora, abbiamo ben capito che le competenze trasversali fanno la differenza, no? Nella nostra epoca. Si parla ormai da tempo di competenze trasversali, abbiamo tantissime ricerche che ci dicono che a parità di competenze tecniche le competenze trasversali migliorano la performance lavorativa e oggi vi posso assicurare che abbiamo anche delle ricerche che a sostegno dell'utilizzo delle competenze tecniche sulla sicurezza del lavoro. Purtroppo non ne abbiamo conoscenza, non vengono divulgate abbastanza o non c'è ancora una formazione su questo argomento. Quello che noi vogliamo fare, anche a partire da questo webinar di stasera, è quello di dare delle informazioni, sicuramente sommarie, no? Però di dare delle informazioni e disseminare, come diceva la dottoressa Fabrizio prima, di dare delle informazioni su che cosa è possibile fare per migliorare la sicurezza attraverso l'utilizzo delle competenze trasversali. Innanzitutto vanno misurate. Che significa misurate? Nel senso che noi dobbiamo capire nella persona che abbiamo davanti, ma anche nel nostro contesto aziendale, quali sono i punti chiave, e quali sono le aree di miglioramento? Ecco, abbiamo ampiamente parlato di che cos'è una soft skills, no? Quindi io andrei direttamente a vederle nella maniera un po' più concreta. Di che cosa sentiamo parlare? La letteratura scientifica, comunque anche articoli sociologici, ci riportano sentiamo spesso parlare di consapevolezza situazionale, decision making, comunicazione, leadership, lavoro di squadra, gestione dello stress e capacità di fronteggiare la fatica. Questi, diciamo, sono quelli che la comunità scientifica riconosce come fattori su cui lavorare, che la mancanza di queste competenze aumenta la probabilità che si verifichi un errore, no? E questo accresce a sua volta la probabilità di eventi avversi nell'ambiente di lavoro.
Ma come facciamo noi a misurarli? Dobbiamo andare a operazionalizzarli, nel senso che dobbiamo capire, come diceva prima la dottoressa Fabrizio, che cos'è la competenza situazionale, in quali comportamenti si snoda, che cos'è la leadership. Sentiamo tantissimo parlare di leadership, i modelli di leadership sono tanti. In questo caso io mi focalizzerei sulla safety leadership, che è molto vicina al nostro argomento. E io abbiamo di comune accordo deciso di presentare le competenze che vengono misurate con il LOCI, perché è un questionario costruito proprio come diceva prima la dottoressa Illuminati sulla teoria di riferimento di Goleman. Da 30 anni, no? È stato un innovatore nelle società, nella realtà organizzativa sullo sviluppo delle competenze trasversali. E noi possiamo utilizzare il questionario sull'argomento, cioè sulla questione sicurezza. Vi faccio vedere come. Le competenze del questionario che vi voglio presentare stasera sono queste che trovate nella slide: visione, pensiero strategico, comprensione del contesto, flessibilità, energia, perseveranza ottimistica, iniziativa, apertura e capacità di relazione, gestione del conflitto e trasferimento delle conoscenze, affidabilità e comportamento etico e gestione consapevole della propria responsabilità e della propria influenza. Queste sono le competenze trasversali che sono necessarie per modificare, diciamo, il comportamento, il proprio comportamento e per raggiungere una condotta che può essere considerata maggiormente sicura rispetto a non possedere queste competenze. Noi ci sono, come vi dicevo, delle aziende che hanno già attuato degli studi nel loro sistema organizzativo, no? Per implementare il benessere organizzativo, e hanno fatto anche già degli studi longitudinali per vedere come la somministrazione di questionari che andassero a misurare che misurano queste competenze a seguito di corsi di formazione, poi rimisurato i questionari per vedere se c'è stato un cambiamento e un implemento. E soprattutto per vedere se c'è stata una riduzione del rischio, nel senso se la persona innanzitutto era più consapevole del rischio. Cioè, la formazione su queste competenze deve innanzitutto mirare a strutturare in maniera operativa, comportamentale, la consapevolezza situazionale e la presa di decisioni. Come facciamo noi con il nostro questionario? Noi utilizziamo il questionario, ve lo dico per chi magari non utilizza i test quotidianamente. Il questionario è un elenco di item, un elenco di domande, apparentemente un elenco di domande a cui le persone rispondono, vero o falso, oppure spesso, qualche volta sempre, no? Poi però noi che costruiamo questionari sappiamo che quell'elenco di domande vanno a misurare delle competenze e sono standardizzati, devono essere affidabili, devono essere validi. Quindi quando io dico come posso misurare la consapevolezza situazionale, la vado a studiare, vedo quali sono gli indicatori comportamentali che la persona deve possedere. E nel questionario che vi presentiamo, la nostra competenza ha il nome di visione, pensiero strategico e comprensione del contesto. In questa competenza le domande, gli item, sono riferiti, proprio sono delle domande dirette che si fanno su comportamenti che la persona mette in atto, su come utilizzi la rete delle relazioni del contesto in cui appartieni,
come utilizzi, riesci ad avere una visione più ampia di quello che immediatamente appare, riesci ad avere una percezione efficace e chiara del presente, ad avere una visione del contesto più ampia, come diceva prima, ha sottolineato tante volte la dottoressa Fabrizio, anche facendo l'esempio della retina, riesci ad attivare un canale che ti faccia comprendere quali sono le reti che tengono insieme una struttura organizzativa, quella a cui tu appartieni. Inoltre, viene molto detto, dice, ah, una competenza trasversale è la capacità di prendere decisioni. Ok, che significa prendere decisioni? Quali sono i comportamenti che possono garantirci, no? Che una persona è capace di prendere delle decisioni adeguate, in questo caso di valutare i rischi. Per noi è il pensiero strategico e quindi noi andiamo ad indagare come la persona collega le situazioni attuali con la storia dell'organizzazione, le esperienze, i casi che già si sono presentati. Quindi andiamo a vedere, questa persona sa usare il passato per analizzare il presente, per prevedere il futuro. Quindi nel nostro caso, se ci sono stati degli incidenti o dei rischi o dei quasi incidenti, la persona è capace di ricordarli, di utilizzare quello che è accaduto e fare delle previsioni stimate per elaborare dei possibili andamenti? Ecco, noi possiamo somministrare questionari e vedere il livello di quanto la persona possiede questa competenza. E tutto questo insieme che vi presento in un'unica competenza va a saturare, diciamo, a livello comportamentale, la consapevolezza situazionale e la capacità di prendere delle decisioni. Ovviamente gli item sono tanti, no? Che vanno poi a darci delle informazioni oggettive sulla competenza che la persona ha. Altre competenze di cui sentiamo parlare sono la leadership e il lavoro di squadra. Anche qui dobbiamo operazionalizzarle, cioè dobbiamo definirle in comportamenti. Noi sappiamo, le ricerche ci dicono e anche revisioni, no, della letteratura, soprattutto negli ultimi anni, ci dicono che il lavoro di squadra è un elemento fondamentale alla riduzione dei rischi. E anche la leadership è un elemento fondamentale. Allora noi però dobbiamo operazionalizzarle. Quello che su cui puntiamo molto sono i comportamenti che definiamo come affidabilità e comportamento etico. Ovvero la persona, questo riguarda la persona stessa, no? Qualsiasi singolo lavoratore, ma è ovvio che ci rimanda un po' al concetto di leadership e quindi essere capace, possedere degli standard di onestà e di integrità e soprattutto il compito del leader per mantenere un clima di sicurezza è proprio quello di creare un clima di fiducia e di affidabilità. Quindi è ampiamente dimostrato che nessuna quantità di interventi in prima linea sulla sicurezza del lavoro può compensare un intervento che invece arriva dall'alto, no? Cioè, se noi pensiamo a un'azienda, un amministratore delegato, quindi un vertice, un capo, una persona che ricopre un ruolo, se noi pensiamo a un amministratore delegato che apre una riunione e come primo punto riporta i dati della sicurezza del lavoro e su quanto magari l'azienda è stata capace di fare rischi, incidenti zero o comunque anche segnalazioni, è ovvio che il messaggio che passa è quello che per l'azienda la prima cosa che conta è la sicurezza sul lavoro e quindi si crea già è un approccio top down che deve essere creato per essere credibile, no? Per essere assimilabile. Quindi quando un capo si promuove per la
la sicurezza sul lavoro è la squadra e le altre, i sottoposti, insomma, in qualche modo interiorizzano questo messaggio, perché è scientificamente provato che il lavoro in qualche modo crea una nostra cultura di appartenenza, ci rende partecipi, e per lavorare bene dobbiamo sentirci partecipi della cultura, della società o del posto in cui stiamo. E quando c'è la cultura, passa attraverso la cultura della sicurezza e si crea una visione d'insieme che inserisce la sicurezza come elemento principale o come elemento determinante, fondamentale, di cui non si può fare a meno, ma viene introiettato, non viene solo eseguito. Quello che noi dobbiamo fare durante i nostri corsi di formazione è quello di far interiorizzare questa cultura della sicurezza alle risorse e ai capi principalmente. Quindi chi si occupa di formazione sulla sicurezza del lavoro ha un ruolo fondamentale sulla comunicazione, che deve avere, secondo me, con i capi, perché poi dai capi che noi tramandiamo in capi, siamo un po' come i genitori, no? Che danno l'educazione ai figli, e quindi, cioè, i nostri capi devono trasferirci qualcosa di più sulla sicurezza del lavoro. Infatti, come vedete, una competenza dell'OCI, che è una competenza davvero nobile, secondo me, è la gestione consapevole della propria responsabilità, della propria influenza e del proprio ruolo. E questo va a saturare un po' il concetto di leadership e un po' anche il lavoro di squadra, che è proprio la capacità di essere un elemento cooperativo, collaborativo, produttivo all'interno del proprio gruppo sociale. Assumersi la responsabilità di quello che accade nei confronti della società e agire secondo delle regole sociali. Quindi questa è proprio la capacità di mettersi da parte e lavorare per il bene comune. Affidabilità e comportamento etico, gestione consapevole del proprio ruolo, sono due competenze chiave. Di seguito troviamo fondamentale la gestione del conflitto, ovviamente, perché all'interno di un gruppo di lavoro o anche la persona stessa individualmente, sarebbe, insomma, utile insegnare alla persona a individuare i potenziali conflitti, così che da eliminare, no? O ridurre già delle condizioni di pericolo. Quando noi parliamo di sicurezza sul lavoro, queste competenze sono trasversali, trasversali sempre, trasversali a chiunque, quindi trasversali a chi lavora e si occupa magari di prestazioni più manuali, ma anche a chi lavora e si occupa di prestazioni più intellettuali, come diceva prima Giulia, no? Ora, nei contesti di lavoro, non si sta bene, quindi si tende spesso anche ad andare in forte stress. Quindi, quando parliamo di gestione del conflitto, dobbiamo immaginarlo non solo come il conflitto che può accadere in una squadra di operai che magari stanno montando un'antenna dell'Enel, mi viene in mente una cosa del genere, ma anche conflitti che sono meno visibili, e quindi magari conflitti all'interno di ruoli lavorativi, di rivalità. Ecco, quelli hanno delle conseguenze, no? Anche sul benessere della persona. Un'altra competenza che è necessaria è ovviamente l'apertura e la capacità di relazioni. Questo è fondamentale, perché all'interno di questa competenza noi andiamo a misurare dei comportamenti. Un comportamento, sì, è sicuramente stare in relazione con gli altri e favorire e alimentare relazioni utili. Ma una cosa fondamentale su cui bisogna riflettere è il dare e ricevere feedback in maniera costruttiva. Quello che le aziende dovrebbero fare per promuovere una sicurezza sul lavoro è soprattutto sui feedback, sul saper dare ovviamente dei feedback, insomma, negativi quando ci sono, ma soprattutto non tralasciare e non dimenticare che il feedback
positivo ha sicuramente un'impronta maggiore in termini ovviamente positivi. Quindi dovremmo aiutare le aziende a capire che i comportamenti sicuri vanno premiati, vanno quantomeno riconosciuti, perché altrimenti la tendenza è quella sempre di riconoscere e punire un comportamento non sicuro. Quindi quello che dobbiamo fare è potenziare il comportamento sicuro in termini di feedback. Poi c'è qualcuno, alcune aziende possono anche permettersi dei feedback tangibili, ok, tipo premi. Altre aziende no, ma vi assicuro che già magari un feedback anche verbale sarebbe già un cambio di rotta, un cambio di posizione, perché siamo, ma anche la capacità di premiare insomma, la persona che ti riporta un quasi incidente, no? In near miss, no? Che quelli andrebbero premiati, perché altrimenti si tende a nascondere, dice, vabbè, non c'è stato l'incidente, mi è andata bene, mi sto zitto. Invece dobbiamo aiutare le persone che denunciare in qualche modo un quasi incidente è un'opportunità che noi abbiamo di crescita per mettere in atto delle strategie più sicure e lavorare moltissimo sulla capacità di saper ammettere i propri errori. E quindi di non creare un clima di paura nella gestione, cioè nel vissuto, nel proprio vissuto della persona nell'azienda, no? Insomma, se la sua posizione di lavoro. Io sono cresciuta in un piccolo paese delle Marche, per chi è marchigiano sa che noi abbiamo fabbriche, calzaturifici, quindi io sono cresciuta serenamente nella fabbrica dove mia madre lavorava, diciamo che non c'è niente di comportamento sicuro, però era una cosa normale. E mi ricordo che, insomma, per le urlatrici era normalissimo tornare a casa magari con qualche dita trapuntate perché erano passate in maniera automatica, come diceva la dottoressa Fabrizio prima, perché l'automatismo ti porta anche ad accelerare a volte perché devi raggiungere, no, sempre dei target e quindi il rischio è elevatissimo. E tornavano a casa come se fosse normale quella cosa che era successa. Io mi ricordo che per mia madre era normale, insomma, che si era un dito passato sotto la macchinetta e dice, vabbè, tanto alla fine non è che il dito ce l'ho ancora, va bene così. Invece questi erano i magnifici anni 80, ma è ancora così. E quindi già da questo, no? Magari si potrebbe già fare un piccolo lavoro sull'automatismo. Per questo io ho portato questo esempio perché è una realtà che ho vissuto in prima persona e me la ricordo perfettamente. Però imparare a facilitare le persone, invogliarle a lavorare, a riflettere anche su quegli errori che sembrano piccoli e quindi accettabili. E questo è l'errore che si fa poi. Perché gli errori sono comunque errori, quindi quando diceva Giulia bisogna partire poi dalla base, non vedere la punta dell'iceberg. Un'altra competenza importante è il trasferimento delle conoscenze e quindi la comunicazione. Noi la chiamiamo con il LOCI trasferimento delle conoscenze. Questo per chi si occupa di formazione sulla sicurezza del lavoro, diciamo che insomma, non può prescindere, cioè deve assolutamente conoscere come si trasferiscono le conoscenze, quindi sicuramente la capacità di avere una comunicazione efficace, no? Sapersi adattare agli stili di apprendimento dell'altro, ma soprattutto avere la capacità di ascolto. Quindi io trasferisco la mia conoscenza, ma devo anche sapere l'altro di che cosa ha bisogno, che cosa vuole sentire, di che cosa, no, ha bisogno per fare un cambiamento. E soprattutto quello che noi andiamo a misurare con il nostro trasferimento delle conoscenze dell'OCI è quanto la persona crede che trasferire le conoscenze sia un punto di forza e di successo dell'organizzazione. Ecco, questo è un elemento che fa la differenza fra i vari questionari sulla comunicazione, sul trasferimento delle conoscenze. Quindi proprio, facendo
avere la conoscenza e quindi non trattenerla a sé, ma donarla come punto di forza dell'organizzazione. Arriviamo poi alle ultime quattro competenze che noi utilizziamo nell'OCI e che riguardano l'aspetto più, diciamo, strutturale della persona, quello un po' qui ci possiamo ricollegare all'aspetto più cognitivo-neurologico, di tratto della personalità. Oggi noi sappiamo che nel mondo del lavoro non si sta bene, le persone hanno un livello di stress molto alto, sia per chi compie un lavoro manuale che per chi compie un lavoro intellettuale, forse a volte anche di più, diciamo. E quindi la capacità di fronteggiare la fatica e lo stress viene meno, però si può allenare, cioè si può insegnare alle persone ad avere la capacità di gestire lo stress, altrimenti noi vogliamo essere molto pratici, molto operativi quando facciamo gli interventi di sviluppo, soprattutto nelle aziende, perché se no gestione dello stress lavoro correlato diventa una macro area che sa di tutto e non sa di niente. Allora noi dobbiamo capire che cosa accade nel mondo del lavoro. Accade che le richieste sono molteplici. Come diceva Rita prima, multitasking non esiste, quindi le persone possono rispondere in maniera poco flessibile o in maniera impulsiva. E quindi io vado a misurare che grado ha di flessibilità questa persona, cioè come riesce a gestire le molteplici richieste e i rapidi cambiamenti che il nostro mercato del lavoro impone e richiede oggi. Vado a misurare una parte. Un aspetto cognitivo e un aspetto emotivo. Come rispondo? Mi blocco, vado in ansia, oppure divento impulsivo e quindi faccio, tutto in maniera rapida, veloce e con il rischio di fare degli errori molto, molto gravi, molto pericolosi per alcuni lavori e molto gravi per altri tipi di lavori. Quando le persone si trovano di fronte a condizioni di stress, emergono delle condizioni psicofisiche, cioè emergono condizioni psicosomatiche che portano una serie di manifestazioni anche cliniche, no? Sintomatologiche, che vanno a ridurre l'attenzione, ridurre la concentrazione, la capacità di memoria, la flessibilità. Quindi noi cerchiamo di lavorare in termini di non in termini clinici, perché quando andiamo nelle aziende e misuriamo le competenze trasversali, noi non misuriamo la patologia, misuriamo la risorsa, misuriamo quanto la persona possiede energia, quanto possiede perseveranza ottimistica, quanta iniziativa e quanta flessibilità, ad esempio, no? Per poi cercare di capire come possiamo fare per implementarla, svilupparla. Quando le persone sono sotto stress e possono anche avere un ritiro, si mettono sulla difensiva e quindi non c'è più consapevolezza di sé e non c'è consapevolezza situazionale, c'è un ritiro su se stessi, a volte si implode su se stessi. Quindi tutto ciò che riguarda anche l'aspetto motivazionale viene meno. Iniziativa, perseveranza, energia sono gli elementi che noi utilizziamo per la misurazione della motivazione. Quindi un lavoratore sotto stress, un lavoratore che sta male nel proprio ambiente di lavoro, è un lavoratore che può ritirarsi, no? Emotivamente, può affievolirsi anche nelle sue capacità cognitive. E quindi questo può sottoporlo al rischio di errore, perché ovviamente attenzione, memoria, come ho detto, no? Quindi che cosa possiamo fare noi una volta che gli studi, vi ripeto, ci sono, si utilizzano i questionari sulle soft skill come anche screening iniziali nelle aziende per poi implementare corsi di formazione e sviluppo e hanno davvero dei grandissimi successi perché la persona si sente considerata dall'azienda e sa che l'azienda sta facendo qualcosa per
la risorsa, che poi è ovvio che ha un ritorno, no, all'azienda, però si crea un clima collaborativo e in questo caso noi dobbiamo puntare a creare un clima di fiducia e attivare le persone a farle diventare innanzitutto attori del proprio processo di cambiamento verso una cultura della sicurezza. Quello che noi dobbiamo fare è migliorare la loro capacità di prevedere il rischio, ad esempio, aumentare l'attenzione, riuscire a vedere gli effetti di un'azione a lungo termine, percepire i segnali deboli. Questi sono quelli che scientificamente dagli studi longitudinali noi sappiamo che sono le azioni che funzionano per arrivare a migliorare la sicurezza sul lavoro del lavoratore. E per questo, vedete, no, sono quelli che poi emergono dalla misurazione dell'OCI, coinvolgere team reali su situazioni reali, saper lavorare con le persone, affrontare i conflitti, renderli un valore aggiunto, integrarsi e cooperare con gli altri, no? Vi ricordate la gestione consapevole del proprio ruolo, il lavoro di squadra, stimolare l'apprendimento continuo e la condivisione delle conoscenze, okay? E permettere che i lavoratori mettano a disposizione il loro saper fare e mettere a disposizione anche le loro riflessioni, quindi renderli attivi, renderli partecipi in un'ottica di cambiamento verso una cultura della sicurezza, facendoli sentire accolti anche se riportano una segnalazione di un quasi incidente e stimolarli a lavorare su creare un clima di fiducia con l'azienda. La creazione di una vera cultura della sicurezza serve a stimolare l'emersione dei rischi, quelli che sono, ecco, meno evidenti, come vi dicevo, o far emergere dei comportamenti che siano sicuri in maniera naturale e a far emergere e a favorire la comparsa di atteggiamenti proattivi e autonomi per arrivare a una riduzione degli infortuni. Ecco, io vi ringrazio dell'attenzione, spero di essere stata chiara dal punto di vista, diciamo, operativo. Grazie, grazie mille, dottoressa. Effettivamente l'attenzione, il riscontro è stato alto perché siamo oltre 200. Io mi Bene. direi, allora, credo che abbia già in parte, diciamo, dato qualche indicazione con una delle ultime slide, però credo che questa domanda la posso rivolgere a lei e quindi ne approfitto subito. Allora, a livello organizzativo, all'interno di un'azienda, come posso iniziare una mappatura delle soft skills? Quale strumento o metodologia utilizzare? Qualcosa già Ok, allora, accennato, però la rimarchiamo. sì, ve l'ho detto, insomma, rispondo io, ma poi risponde anche Rita. Noi siamo insieme, ci siamo collegati come si faceva prima dell'online, con un tavolo dei relatori. Ecco, sì, si può fare una mappatura, si può somministrare un questionario di competenze trasversali e vedere quali sono i punti di forza dell'azienda e quali sono le aree di miglioramento. E si possono poi fare anche dei lavori di restituzione, di feedback collettivi che sono veramente belli o più individuali in base poi anche alle disponibilità dell'azienda, no? Però fare una mappatura delle competenze si può fare perché gli strumenti ci sono, le somministrazioni ora sono tutte online, le restituzioni sono in tempi quasi immediati, quindi si può fare, ecco, facendo una somministrazione, sì. Ok, grazie mille. Allora, Prego. adesso vado a fare anch'io una considerazione e una domanda alla dottoressa Fabrizio, che ci ha Sì. Eccomi. parlato della consapevolezza situazionale, che è un tema che a Sì. me intriga particolarmente e che tratto spesso anche io direttamente nei corsi di formazione.
limiti che ha il nostro cervello e che spesso noi non ci rendiamo conto, invece spesso si palesano. Tra l'altro, anche il video, cioè conoscevo lo studio, però vedere il video è bello vedere questi bambini che soffrono con il dolcetto davanti. E volevo chiederle, oggi c'è molto, diciamo, il mito della qualità innata, genetica, della predisposizione, no? A molte di queste soft skills, tra cui anche quella dell'autocontrollo. Ma ci si nasce o queste capacità si possono anche allenare nel tempo? No, queste capacità si possono assolutamente allenare e ci si nasce, direi no, perché ovviamente per i primi, cioè ci sono degli studi veramente straordinari che adesso hanno fatto addirittura sui neonati. Mettendo una cuffietta e siccome l'ha fatto la mamma di un neonato, quindi immagino che non creasse problemi ai neonati, una cuffietta con dei sensori che rivelavano l'attività cerebrale e si è visto che la plasticità del cervello del neonato è straordinaria, cioè noi ce la scordiamo perché chiaramente noi possiamo creare connessioni, ma anche chiudere connessioni. Allora è chiaro che soprattutto nei primi 3 anni è un po' l'ambiente familiare che plasma anche il nostro cervello, no? Quindi anche la capacità di un genitore di dire no, ecco. E di dire no, questa cosa si fa così, eccetera, è qualcosa che ci aiuta nell'autocontrollo. Ma siccome sicuramente non possiamo agire sui primi 3 anni che già sono passati della persona, vediamo che si può fare quando la persona è già adulta, insomma. Anche lì, sicuramente ci sono degli interventi che possono essere fatti. Per esempio, ci sono degli studi che dicono quanto si può sviluppare la capacità di concentrazione. Perché, come vedete là, no? Avete visto i bambini che resistono, mettono in atto delle strategie istintive, cioè si distraggono, non guardano il marshmallow, lo annusano, oppure fanno i gemellini che si muovevano, scaricavano un po' quella tensione che doveva portare. Quindi, ci sono dei metodi, per il più diffuso è la mindfulness, cioè la meditazione, che non è la meditazione buddista, insomma, ma è una meditazione consapevole, cioè la capacità di esercitarsi a riportare l'attenzione quando ci si distrae. Ora è chiaro, non è che uno può mettere a meditare, insomma, le persone, però delle indicazioni sicuramente si possono dare e gli effetti sono chiaramente dimostrati, insomma. Quindi è una capacità su cui si deve lavorare e che si può implementare. Qui poi, secondo me, andrebbe fatta una riflessione proprio su quella che è l'azienda, quali sono le situazioni di rischio, quindi cos'è ciò che distrae, qual è il rischio, no? A cui io sono sottoposto, che ne so, appunto, come diceva Arianna prima, se salgo sul traliccio dell'Enel, che cos'è che mi può. E quindi dare delle indicazioni e delle strategie per poter riportare l'attenzione a quello che sto facendo, ma è qualcosa che si può sicuramente implementare. Grazie. Anche se in 3 anni non ci è andata bene, diciamo che i genitori non Anche ci se hanno proprio, siamo stati sicuramente si può recuperare. sfortunati, diciamo, non è un alibi. Abbiamo il resto No. della vita per allenarci a queste competenze. Esattamente, esattamente, Allora, non esattamente. so adesso se riusciamo a rispondere a tutti. Adesso lascio un'ultima domanda per Giulia. Comunque rassicuro tutti che la registrazione poi dopo sarà messa a disposizione. E allora, questa direi che la facciamo alla dottoressa Illuminati. E la domanda è: quali possono essere i fattori che possono concorrere agli errori umani? Quali possono essere i fattori preventivi all'errore umano? Allora, come anticipato
come anticipato dalla dottoressa Fabrizio Ceroni, sicuramente tra i fattori individuali di predisposizione all'errore umano, sicuramente parliamo di tutti appunto gli aspetti psicologici che abbiamo elencato, quindi lo stress, l'ansia. Poi, quando parliamo di fattori individuali, questi fattori individuali in qualche modo possiamo suddividerli sotto l'aspetto di reazioni emotive, reazioni cognitive, reazioni comportamentali. Quindi, ad esempio, abbiamo detto fino adesso, i cambi del lavoro, i cambi comunque dell'attività lavorativa, la flessibilità, il sempre dover essere sul pezzo, quindi tutti aspetti che sicuramente concorrono allo sviluppo poi di incidenti e infortuni dovuti appunto al comportamento umano, quindi la scarsa concentrazione, la difficoltà in alcuni casi anche di memorizzazione, la difficoltà ad apprendere, e questo dice molto quando poco fa la dottoressa Geroni parlava di interiorizzazione della formazione. Un conto fare formazione tecnica perché lo si deve fare, un conto appunto andare a interiorizzare tutta quella parte informativa e formativa appunto concentrata, ad esempio sullo stress a lavoro correlato. Mi è capitato ultimamente durante un corso di formazione generale specifica che un corsista, quando ero arrivata alla parte dello stress a lavoro correlato, mi ha chiesto se era un argomento che era subentrato adesso nell'ultimo periodo. Quindi sono tutte quelle circostanze, quelle diciamo situazioni che secondo me, quando vengono anche noi che comunque siamo formatori, che in qualche modo devono essere prima di tutto interiorizzate da noi per poter poi comunicarle ai lavoratori che il più delle volte si trovano a svolgere appunto corsi di formazione perché obbligati dai datori di lavoro. E quindi viene sempre presa la formazione molto sotto gamba rispetto invece al rilievo che dovrebbe avere. Tra le misure preventive, io esorto molto, e per me è molto importante il concetto di supporto. Adesso a scuola, già in alcuni casi, gli sportelli d'ascolto hanno preso piede, secondo me, anche a livello aziendale, quindi tutta la parte del supporto psicologico, secondo me, potrebbe essere un elemento fondamentale. Quindi l'andare ad offrire dei servizi di consulenza psicologico, comunque di supporto psicologico per i dipendenti, anche quindi l'aspetto in qualche modo di consulenza individuale, ma anche tutta la parte che riguarda i focus group, quindi tenere in considerazione sessioni di consulenza con i lavoratori, il team, in modo tale che in qualche modo possono queste situazioni dare un sostegno ai lavoratori che si trovano a dover condividere delle esperienze e quindi insieme magari a cercare la strategia per poter far fronte. Poi c'è tutta quella parte, appunto, si parla molto di informazione e di prevenzione. Secondo me questo è un altro aspetto fondamentale che non basta in qualche modo solo parlarne, anche perché prima di parlare di cultura della sicurezza, la cultura della sicurezza va in qualche modo insegnata, ci vuole tempo, però è uno di quegli aspetti che se in qualche modo continuiamo sempre più a parlarne, sicuramente potrebbe essere degli aspetti a nostro vantaggio. Poi, come diceva la dottoressa Fabrizio, ci sono gli interventi appunto di mindfulness, quindi tutto l'aspetto che, quindi l'introduzione a livello aziendale di pratiche di consapevolezza, ci sono tutti quegli interventi formativi rispetto, non lo so, alla gestione del tempo, alla stessa formazione sulla consapevolezza, perché secondo me è un aspetto importante e soprattutto un altro Molto. aspetto che troviamo e che trovo secondo me di fondamentale importanza anche tutta quella parte degli interventi rivolti più che altro alla gestione dei conflitti, alla comunicazione. Io vedo come molto spesso l'educare a una comunicazione efficace, oltre che all'ascolto attivo, è sicuramente un aspetto fondamentale. Molto spesso nelle attività lavorative si fa difficoltà a comunicare, soprattutto ai vertici, qualsiasi tipo di problematica, perché magari poi siamo un po' sempre messi con le spalle al muro. Quindi questa educazione, secondo me, potrebbe essere cioè nel senso un aspetto preventivo appunto a supporto di tutto quello che fino adesso abbiamo parlato. Sì, che tra l'altro, diciamo, questo focus sull'individuo, questa attenzione poi inevitabilmente si rigetta sull'organizzazione, no? Andiamo a parlare di benessere organizzativo, che oggi
è un elemento fondamentale, cioè ne parlano tutti, molti ne parlano, pochi lo fanno, però tutti questi elementi che abbiamo visto oggi sono tutti elementi che ci aiutano a migliorare quel clima organizzativo che oggi è una di quelle variabili che le aziende non possono più non considerare. Bene, dai, siamo stati nei tempi, gli interventi e anche le domande sono state estremamente interessanti. Io ringrazio ovviamente tutti i partecipanti, che sono stati tanti, e ringrazio ancora una volta appunto la dottoressa Illuminati, la dottoressa Fabrizio e la dottoressa Geroni per gli interessantissimi interventi, tutto lo staff di AIAS che ci ha supportato, e poi magari ci si rivede qui per parlare di qualche altro tema che magari potrebbe essere anche quello del benessere organizzativo. Chi lo sa. Grazie Grazie. ancora. Grazie Simone, Grazie a grazie a voi, grazie. grazie relatore, grazie Simone e grazie a tutti i partecipanti. Ci vediamo al prossimo appuntamento. Grazie.